Inizia la settimana e inizia naturalmente con un nuovo episodio di Hashtag Lunedì e come ormai saprete cominciamo subito con il saluto. Per chi fosse nuovo, se volete essere salutati lasciate un commentino qui sotto con Hashtag Salutami e settimana prossima assisterete all'estrazione in diretta del saluto come sta per avvenire ora. Scorriamo un po', questa settimana i commenti sono minori perché settimana scorsa c'è stata la live, vediamo chi sarà il fortunato. Matteo Mendez che scrive salutami e sei stato salutato. Matteo mi sembra fosse una di quelle persone che provava settimana dopo settimana a farsi salutare, se non sbaglio mi sembra che il tuo nome mi accenda un campanello. E finalmente questa settimana è stata la tua volta. Vedete, la fortuna arriva per tutti. Allora, com'è stata la vostra settimana? Spero sia stata una settimana positiva. La mia è stata una settimana sì positiva, ma anche molto, molto strana e sotto un certo punto di vista stressante. Probabilmente sta cambiando luna. Sapete, io sono del segno zodiacale del Cancro e sono molto lunatico e quando cambia luna me ne rendo conto e sono un po' così. Sicuramente se ne saranno accorti i miei amici e le persone che mi stanno attorno, ma va bene. Ma direi di passare all'Isweek di questa settimana che è sicuramente meglio. E questa settimana si parla di cose che succedono in palestra e che mandano un po' i pazzi, aggiungo io. Sono felice perché ho visto insomma dalle vostre testimonianze che queste cose non capitano solo a me, insomma non sono l'unico che va in palestra per sfogarsi e ne esce ogni tanto più arrabbiato che rilassato. Insomma, bene, sono felice di non essere io il matto, ma probabilmente sono gli altri un pochino troppo too much. Voglio incominciare subito a leggere i vostri racconti così da collegarmi quando necessario con le mie esperienze e poi vi racconterò qualche mia esperienza. Allora, la prima testimonianza è di Roberta M. Ormai l'abbiamo rinominata così Roberta per essere sicuri del suo cognome, che mi scrive: la mia piscina è composta da tre corsie, di cui due adibite al corso di acqua gym. Ieri, nell'unica altra corsia libera, c'erano una mamma e suo figlio che nuotavano. Lui ok, lei si credeva la regina della corsia, tant'è che in un momento che io andavo in là e lei tornava, a rana prima una manata e poi una piedata, manco si è fermata per chiedere scusa. Ecco, questo, come dicevo già a Roberta nei commenti, è uno dei motivi per i quali non vado più in piscina. Il primo motivo è che non so nuotare molto bene, e un po' mi vergogno. Il secondo è che non so stare molto a galla. Ma il terzo, quello vero, quello reale, è la gente che frequenta la piscina. Io credo che per andare in piscina dovrei avere una corsia riservata in modo tale che nuoto e non ho gente in mezzo. Gente che si crede Federica Pellegrini o Tania Cagnotto, insomma chi volete. Insomma, io non sono questo gran nuotatore, ma se voglio nuotare ho bisogno di poter nuotare. Poi, insomma, sono alto, ho delle braccia parecchio lunghe, non è che posso fare a cagnolino, no, perché ci sei tu davanti che non ti sposti o che mi vieni addosso, no, insomma, ci vorrebbe un po' di buon senso. Anche magari il fatto di dire da questo lato della corsia si va in un senso, dall'altro lato si va nell'altro senso, no? E invece no, c'è gente che o magari sta in centro e va avanti e indietro, la stessa cosa sul lato. Insomma, Roberta, ti capisco, queste situazioni sono disagevoli. Proseguiamo con il racconto di Massimo Pez, che scrive: ho avuto anch'io delle non belle esperienze in palestra, ed una di queste è stato quando non si sa per quale motivo. Un giorno sono entrato in spogliatoio e ho trovato un sacco di mutande appese sugli appendini. What? Non sapendo il perché, comincio a fare qualche esercizio e nel mentre due uomini molto muscolosi hanno cominciato a cantare Heidi. E io, fidati che invece di andare in palestra per rilassarmi, stavo per ammazzarmi con un peso. Posso capirti, Massimo. Giusto qualche giorno
arrivato in spogliatoio e c'era il ragazzo che si occupa delle pulizie, che peraltro per carità ci sta, stai facendo il tuo lavoro e magari anche un lavoro un po' noioso, stava lavando le docce cantando a squarciagola e dico, ok, ci sta che magari sia un lavoro noioso, hai le cuffie e canticchi, ma canticchi, no, 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 lui proprio così a pieni polmoni, e dici, vabbè, va bene, ok, gente allegra, ci sta, ci sta. E pensi, vabbè, sarà lui, sarà lui. Tempo di iniziare a cambiarmi. Esce quest'altro ragazzo dalla doccia per asciugarsi, va per asciugarsi i capelli e inizia a cantare il nuovo singolo di Levante, molto bello, per carità di Dio. Ma insomma, sembrava veramente di stare a Sanremo. Mancava Amadeus che presentava e adesso direttamente dalla doccia dirige l'orchestra il maestro. E canta Tizio Caio, micidiale. Per quanto riguarda invece le mutande appese sugli appendini, this is weird. L'unica esperienza che ho con le mutande in palestra, non è un'esperienza simpatica e mi è capitata più di una volta, è trovare le mutande nella doccia. Ora, io ipotizzo che ci sia qualcuno che ha pudicità verso le sue zone a sud dell'equatore e probabilmente questa persona va in doccia con la mutanda e per carità, nulla, nulla in contrario, te la togli, va benissimo per lavarti perché giustamente mi sembra logico che te la togli, poi giustamente magari sei bagnato non te la rimetti ma portatela via, cioè cosa fai? Hai tipo le mutande che durano un giorno. Quante mutande compri al mese? Spiegami se ogni volta che vai in palestra ne lasci un paio. Non lo so, io rimango sempre abbastanza schifato quando trovo queste cose e mi dico, boh, non lo so, magari è anche una mutanda vecchia, ma buttala se non la vuoi portare a casa. Allo stesso modo, anche devo dire, è abbastanza assurdo quando vi lavate in doccia e finite lo shampoo, il bagno doccia e poi lo lasciate lì. Cioè, la fatica che vi fa a prenderlo e a portarvelo a casa. Ho visto che ci sono dei simpatici contenitori per la plastica, per la qualsiasi, proprio nello spogliatoio, cioè prenderlo e buttarlo lì. Troppa fatica, troppa fatica. Ma va bene, ma va bene. Alla prossima testimonianza è quella di Wido ASMR che sta spopolando su YouTube. Se non avete ancora visto il suo canale, fate un salto, ve lo consiglio caldamente. E racconta, tempo fa mi è capitato, mentre stavo facendo l'ultima serie di pancapiana, di spingere verso l'ultima ripetizione ed essere rimasto sotto i 75 kg. Lì per lì stavo affogando sotto il peso e mi sono sentito in trappola, e ci credo, Guido, ci credo. Fortunatamente 75 kg sono relativamente pochi, ma nemmeno più di tanto. Io faccio questi intramezzi mentre leggo, saranno pochi per te, cioè tipo per me già sarebbero veramente tanti, viste le mie braccine e il mio super petto, ma vabbè. La cosa divertente è che mentre ero rimasto sotto, cercavo qualcuno con lo sguardo che mi aiutasse col bilanciere e l'unico tizio vicino si stava specchiando nel momento sbagliato. Che dire, fortunatamente ho appoggiato il bilanciere verso il lato sinistro e strisciando me la son cavata. Poteva finire male e quel tipo poteva aiutarmi. Specchiatevi di meno, sentite musica ma tenete sempre l'occhio aperto verso ciò che vi circonda. Ecco, queste sono quelle esperienze che un po' mi fanno un po' paura, tra virgolette, chiaro, e mi spingono più che altro a usare i macchinari piuttosto che i pesi liberi, perché se ho qualcuno, se mi alleno con qualcuno che mi fa da spotter, tra virgolette, dico vabbè, ok, se sto morendo ci sta, tipo è capitato, beh non che stessi morendo, ma insomma hai quel supporto, no? Dici ok, dai, aiutami a fare l'ultima, so che non ci rimango sotto. Diversamente, non mi fido molto del mio corpo e quindi evito, evito. Sicuramente un po' di attenzione per tutti ci andrebbe, anche per chi magari è lì che sta facendo gli esercizi, no? E se ne frega abbastanza del fatto che magari tu sei proprio nella panca accanto e che se da queste botte magari ti becca, cioè genio, magari guarda, spostati, no? Io dall'altra parte magari ho il muro, non è che posso buttarlo giù per... Ma vabbè, genius. Il prossimo racconto è di Claudia che scrive: ci sono tante cose che mi infastidiscono in palestra, ma le categorie per
migliori sono: 1. Gli individui che non usano l'asciugamano sugli attrezzi, concordo. 2. Quelli che occupano gli attrezzi per ore perché guardano il telefono. 3. Gli urlatori folli. 4. Quelli che nonostante ci siano 1.000 macchine libere o spazio altrove si piazzano appiccicati a te. Claudia, tu sei letteralmente, letteralmente il mio pensiero fatto a commento. E credimi, ti capisco veramente tanto, veramente tanto. Allora, in primis perché l'asciugamano sugli attrezzi si tratta di rispetto verso se stesse, verso gli altri. In primis perché se metti l'asciugamano sei anche tu più tranquillo, insomma, che non stai col sudore del chiunque attaccato alla pelle, che insomma, schifo. Ma cavolo, il fatto che tu non schifi il tuo sudore non vuol dire che gli altri non debbano schifare un pochino te, no? Abbi rispetto per una cosa che non è tua, ma è di tutti, e metti sto cavolo di asciugamano. Cioè, mi vuoi far credere che tu a casa non abbia un asciugamano da mettere sull'attrezzo? È un discorso che penso di aver già affrontato qualche settimana fa, non mi ricordo più a che riguardo, ma sul fatto che forse il problema dell'Italia siamo proprio noi italiani, perché poi è una questione, sicuramente capita un po' ovunque nel mondo, ma molto, molto italiana. Ce ne freghiamo abbastanza di quello che è, diciamo, della comunità e degli altri, fin quando non ci tocca personalmente, perché io sono convinto, sono convintissimo che se uno di questi che non usano le asciugamani si dovesse trovare a utilizzare l'attrezzo, il macchinario, subito dopo uno che ha sudato tantissimo senza asciugamano farebbe il diavolo a quattro con questa persona, ma poi sono i primi a non utilizzarlo. Per quanto riguarda chi occupa gli attrezzi per ora perché sta guardando il telefono, sì, teniamo però anche in considerazione che ogni tanto magari tipo anche io guardo il telefono tra una ripetizione e l'altra, ma perché sto aspettando che passi il tempo di recupero e nel mentre non so che fai guardo Facebook, ma sempre con un occhio al timer. Quindi ci sono le eccezioni, ci sono le eccezioni. Certo, se magari stai 10 minuti tra una serie e l'altra, schiodati, ecco, sì, concordo, concordo. L'ultimo racconto è quello di Gigio che mi scrive: in palestra a volte mi succede di trovare un posto libero per fare gli esercizi e dopo 10 secondi mi ritrovo uno davanti che mi guarda male e mi dice: ma in questo posto stavo facendo io gli esercizi. Ma io dico: come mai non mettete un asciugamano, una borraccia accanto alla panca degli allenamenti? Ecco. Questa è una cosa che mi è capitata molto, molto di recente. C'erano. Allora, dovevo fare degli attrezzi ai cavi. E nella mia palestra, dove ci sono i cavi, ci sono praticamente quattro postazioni attaccate. Allora, quattro postazioni vuote. Vuote, non c'era assolutamente nessuno. Io vado ad una postazione, metto il mio asciugamanino sulla, c'è una sorta di gancio accanto a questa postazione, metto la mia bottiglia a terra. Avevo necessità della corda per fare gli esercizi con il cavo, la corda non era lì, stava letteralmente 4 metri più indietro, dove c'è una cassetta con le corde, con queste cose qui, manubri e simili. Vado a prenderla, no? Non è che ci fosse l'affollamento di persone, quindi voglio dire, si vedeva chi si muoveva, chi stava facendo cosa. Il tempo di andare, prendere la corda e tornare indietro, e un tizio si era messo esattamente dove mi ero messo io 30 secondi prima, con asciugamano e bottiglia. E infatti dico: ma what the fuck? Poi non avevo voglia di mettermi lì a dirgli: scusami, ce ne sono altri tre, devi metterti qui che c'è la mia roba. Ho preso la mia roba e mi sono spostato e questo mi fa: ah, lo stavi usando tu? Ma vedi un po' te, non lo so, non è che mi diverto a lasciare gli asciugamani e le bottiglie in giro come fa la gente che lascia le mutande in doccia, no? Genius. Ma li faccio: sì, ma tranquillo, ce ne sono altri tre, mi sposto, no? Nonostante tutto, ho ritenuto fosse più logico che mi spostassi io che spiegare a qualcuno che non ci arrivava, che poteva scegliere un altro posto. Che farci? C'è anche da dire che però, a tal riguardo, ci sono persone che magari lasciano la propria roba su attrezzi, magari non tutte le palestre hanno più di un macchinario, no? Magari, tipo, che ne sai, da Birulan ce ne sono pochi e magari sono super
già mi rivesto, mi stavo rivestendo, mi stavo mettendo la giacca e successivamente i guanti. E c'era questo tizio. Se mi stai guardando, ciao, però mi hai fatto molta simpatia, mi hai fatto molta simpatia, devo dirtelo. C'era questo tizio che, non lo so, a me dà l'idea di quelle persone che, per qualche motivo devono, non dico farsi vedere, ma cercare di attaccare il bottone con tutti, no? Io obiettivamente questa cosa non ne sento la necessità, sarò un po' asociale, sarò un po' orso, insomma, quello che volete, però io non ho la necessità di dover attaccare bottoni con chiunque, specie su cose che non hanno molto senso. Comunque, io mi stavo mettendo la giacca e mettendo i guanti, e chiaramente non parlo di guanti di allenamento, i guanti invernali, insomma, quelli di lana, ecco. E questo ragazzo mi fa: inizi o finisci? Ma secondo te, dico io, secondo te inizio andando in sala pesi con il giaccone? Cioè, avevo la giacca pesante addosso, ragazzi, mi stavo mettendo i guanti. Infatti credo di averlo guardato un po' tipo: are you dumb? E ho detto: ho finito, sto andando via. Cioè, non lo so, vabbè. È una cosa invece che mi dà veramente in testa, e prima o poi credo che mi farò vedere da qualcuno e farò presente questa cosa. Allora, nel mio spogliatoio, ma credo bene o male nello spogliatoio di qualsiasi palestra, ci sono delle sorte di panche, barra divanetti, non saprei come definirli. Nella mia vecchia palestra erano delle panche, in questa nuova al McFit. Non dico che siano dei divanetti, ma sono comunque imbottiti. Beh, avete comunque capito di cosa parlo, no? Dove vi sedete per cambiarvi, vestirvi. Ora, queste panche, per quanto grandi, non è che sono proprio così enormi, specie vista la quantità di armadietti, che ci sono nella palestra. Allora, io dico, essere geniale che vieni in palestra per allenarti e vedi che la palestra è piena così, cosa ti dice il cervello di occupare sei posti con il tuo cavolo di borsone? Mettilo a terra. Mettilo a terra così che le altre persone si riescono a sedere. No, ci va così tanto, ragazzi. Io non credo, io non credo. E non ci arrivano, non ci arrivano. Anche perché poi io dico: il tuo borsone, chissà dove diavolo l'hai messo. Tu lo metti lì e chi viene dopo di te magari ci si siede vestendosi, vestendosi. Cioè, io magari ho anche piacere di non avere addosso la terra che raccogli da per terra col tuo borsone, no? Cioè, genius. Questa sera sarà la serata dei genius. Ma va bene, ma va bene. Che possiamo farci, ragazzi? Niente, sperare che prima o poi la gente capisca che esistono altre persone oltre a loro. Io ho questa speranza, ma purtroppo so che è una speranza molto, molto vana. Ma ok. Proprio perché sto facendo un sacco di critica a queste persone della palestra, che come già dicevo nell'ultimo video, se vi siete riconosciuti nel mio racconto, non è una critica aperta verso di voi, ma in realtà sì, cambiate. Mi collego per l'argomento di settimana prossima, relativo alle critiche che potete aver ricevuto, che magari avete fatto, ma soprattutto verso chi fa una critica e poi nel momento in cui si ribatte alla critica, osa dirvi: ma la mia era una critica costruttiva. Non puoi rigirarti in questo modo. Ecco, queste sono le cose peggiori. Datemi un feedback nei commenti delle vostre esperienze con le critiche. Secondo me, per chi lavora ce ne sono tante, ma anche per chi va a scuola, magari il professore che ha questa sorta di boria e critica pur essendo nel torto pieno, e quando glielo si fa presente osa ancora magari rigirarsi. Se avete esperienze più o meno dirette con questa cosa, lasciate un commentino qui sotto con hashtag this week, e insomma li leggerò settimana prossima assieme a qualche mia esperienza diretta nel campo. Devo dire che ce n'è qualcuna tratta anche da YouTube. Vi racconto una cosa che mi è successa venerdì. Se mi seguite su Instagram, in realtà già lo sapete, ma incontrato Celso a Torino. Finalmente è successo, finalmente è successo. Beh, sapete probabilmente che Celso ha scritto un romanzo, e
in questi giorni ha avuto modo di pubblicizzarlo un po' in giro ed è passato a Torino per la mia somma felicità e abbiamo avuto modo di beccarci, farci un giro per Torino e ho avuto modo anche di avere il libro autografato molto bene, ragazzi. Peraltro vi lascio qui sotto il link per acquistare il libro nel caso in cui vogliate leggerlo. È molto molto bello, io l'ho trovato veramente bello. Posso fare una recensione del libro di Gelso? Sì, il libro è bello, leggetelo, leggetelo. Quindi lo trovate nella info box. E se andate sul canale di Gelso trovate più informazioni, trovate dei video dedicati al libro. Quindi insomma, andateci. Comunque sì, insomma, è stato molto piacevole, anche se io mi sono preso una sorta di mezza influenza, tanto per cambiare nel mentre, quindi ero un po' ok, ma è stato molto, molto piacevole e devo dire che Gelso veramente ha l'ottima persona che traspare nei video, quindi non c'è dubbio, non c'è inganno, è proprio così, è proprio così. Avete mai avuto modo di conoscere qualcuno che stimate, che seguite nella realtà? Com'è andata? Fatemi sapere. Nel mio caso è stata un'esperienza positiva. Spero che possa essere stata altrettanto anche per Celso, che magari per lui dice no. Antipaticissimo, antipaticissimo. Speriamo di no, Luca, speriamo di no. Ha detto ciò. Passiamo al chiedilo Luca. Chiedilo a Luca di questa settimana. La domanda di questa settimana viene fatta da Nicolas che mi chiede, escludendo i video ASMR, cosa guardi su YouTube? Beh, in realtà guardo poco oltre video ASMR, guardo insomma video così che video musicali e video che intrattengono, tipo che ne so, il canale di Wilbush, poi seguo questa YouTuber barra modella barra blogger americana Natalia Taylor, sicuramente qualcuno di voi la conosce e insomma mi piacciono i video che intrattengono. Per esempio mi diverto da matti a guardare i video di Ellen, gli spezzoni di Ellen. Ecco, i di Ellen ad esempio mi fanno impazzire gli spezzoni in cui manda le sue assistenti in giro per i vari Walmart, Target, Whole Foods, insomma questo genere di negozi a parlare con i clienti, ma chiaramente se uno si limitasse a parlare col cliente non ci sarebbe nulla di divertente. E cosa gli fa fare? Prendono una canzone del momento, insomma una canzone abbastanza famosa, e fanno parlare l'assistente con questi ignari clienti citando il testo. Cioè per esempio, io mi sono adesso preso il testo perché chiaramente non riuscirei a farlo diversamente, ma che ne so, magari c'è l'ignaro cliente, arriva questa, ta 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 ta. E mentre questo magari lì che si guarda le sue lenzuola, le sue cose, questa arriva e gli fa "Talking in my sleep at night, making myself crazy." E questi lì tipo "Oh, I'm sorry, what's going on? Out of my mind, out of my mind. Write it down and read it out. Hoping you will save me." E tutta la gente "Oh dear, I'm so sorry for you. It will get better, it will get better." E questi continuano, no? "Too many times. Too many times, my love. He makes me feel like nobody else." Allora, gli altri "Oh, I'm so glad about it. You deserve it. But my love, it doesn't love me. So I tell myself." E tutto così, no? E questi rimangono tipo "Ma tu chi sei? Cosa vuoi da me?" E questo fa morire dal ridere, specie quando magari citano canzoni un po' provocanti, no? Della serie, come se ci fosse una storia, e magari le citano a qualcuno che ha la moglie accanto. E c'è una scena in cui ad esempio c'è questa tipa che si infuria abbastanza e "Why you? What do you want from me? What do you want from my husband?" E insomma questa proprio è ritirata della serie, mo te s'accagnano. A me fanno scassare, fanno scassare. Per la cronaca, la canzone che citavo, di cui ho il testo qui davanti, è New Rules di Dua Lipa, di cui non tutti conoscono l'esistenza. What? Voi conoscete Dua Lipa, spero. Sì, spero di sì. Bene, 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 bene. Questo è tutto quello che ho da raccontarvi per questo hashtag lunedì. Vi ricordo, se avete domande, commentino qui sotto con Chiedilo a Luca. E se volete raccontarmi la vostra esperienza con critiche costruttive, lasciate la vostra esperienza con hashtag This Week. E settimana prossima potreste finire nel video con il vostro racconto.
milioni dei super dormiglioni cliccando sul tastino iscriviti che trovate da qualche parte nella fantastica grafica di YouTube e se lasciate un bel mi piace sul video mi aiutate e mi fate un sacco di piacere. Ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Buon relax, buonanotte.